Signor Canneva, dove siamo adesso? Adesso siamo esattamente, non via, è via Bianchieri, però noi qua ci diciamo sotto i porti, infatti vedi ci sono i porti. Siamo di fronte alla? Di fronte alla pasticceria Berretta antica, pasticceria e bar adesso, era un barretto anche. Ci racconti un po' la storia di questa pasticceria? Siamo nati nel 1927, che è quando sono nato io. A quei tempi, può capire, la pasticceria, c'era un piccolo bar e la pasticceria. E cosa posso dire? Io sono nato qui dentro. Ecco. E quindi adesso, oggi è un, come dire, un punto fermo nella gastronomia sestrese, nel senso per la tradizione questo è un luogo di passaggio obbligato. Sì, noi siamo rinomati da tanti anni, dal dopoguerra, per la produzione dei cannoli. Ecco, qual è il vostro segreto? C'è un segreto, questi cannoli? Non si può svelare? No, più che altro è che questo è il capo pasticcere è che, a parte il prodotto che è ben fatto, è che noi la dividiamo in tre zone: al mattino, mezzogiorno e pomeriggio. Quindi c'è una produzione continua? Continua, e quindi il cannolo, oltre a essere, ecco, è fragrante. E quindi quanta gente mangia i cannoli Berretta? Specialmente alla domenica sono parecchi. C'è sempre la coda fuori? No, fuori no, ma in negozio senz'altro. A che ora venite adesso? Alle 6 cominciano a lavorare e lavorano fino all'una, non so, poi magari se è necessario anche al pomeriggio. Secondo la necessità. Il sabato senz'altro, gli altri giorni. Sì, ma dipende un po' da... Sì. E si faceva la pasticceria, era come adesso, non c'è nessuna differenza. E quello che mangia è anche una nostra specialità, perché sono degli amaretti leggerissimi. Buonissimi. Sono degli amaretti che sono un po' come le ciliegie, uno tira l'altro. Sì. Mentre i soliti amaretti sono, diciamo così, un po' pesanti, è un amaretto diverso. Ecco, per accompagnare questi amaretti cosa consiglia? È un moscato. Un moscato dolce, un vino dolce, un asti sfumante. Sì. Perfetto. Ok. Ah, ecco. C'è mica un sacchettino, non puoi stare lì dentro.